Waldstadion di Francoforte, lo stadio dove gioca le proprie partite di casa l'Eintracht Francoforte. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera da Fulvio Collovati e da Manuel Codignoni che vi racconteranno questo ottavo di finale del campionato europeo 2024 tra Portogallo e Slovenia. Attenzione traversone, il pallone per Leao che si divora il gol del vantaggio. Non era facile ma c'è stata deviazione e allora calcio d'angolo in favore del Portogallo. Traversone dal settore di resta di João Cancelo, si è alzato Cristiano Ronaldo che non ha toccato il pallone sul secondo palo, era pronto Rafa Leao che ha provato ad andare alla deviazione, forse anzi certamente sporcata dall'intervento da parte di Karnicnik che lo va ad anticipare, sbaglia però la Slovenia, recupera il pallone Leao per vie centrali. Leao, attenzione per Cristiano Ronaldo in area di rigore, Cristiano Ronaldo va giù, tutto regolare per l'arbitro, contrasto che non diciamo presenta gli estremi per la concessione del calcio di rigore, non protesta neanche Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che ha sbagliato lo stop dentro la rigore, poi ha reclamato il rigore che non c'era assolutamente, però era un'opportunità mancata. João Cancelo che va a scambiare con Bernardo Silva al lato corto dell'area di rigore, Bernardo Silva prova il traversone, Cristiano Ronaldo non ci arriva e sul secondo palo Bruno Fernandes mette il pallone sull'esterno della rete, non ci è arrivato per questione di centimetri sul traversone di Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo che si dispera, guarda al cielo come dire è maledetto questo mio ultimo europeo. Sul secondo palo poi Bruno Fernandes neanche lui riesce ad arrivarci. La rincorsa di Cristiano Ronaldo, la postura del corpo, le braccia larghe, l'urlo al cielo da parte di CR7. Guarda cosa fa al cielo, proprio esatto. si autostima, si autocarica guardando al cielo. 1, 2, 3, 5 uomini in barriera più il coccodrillo, la palla alta di un soffio e l'aveva battuta bene con il destro a giro potente, la palla sorvola la traversa 30 centimetri sopra il montante che diciamo delimita la porta, questa volta l'aveva battuta bene. Vitigna, lato corto dell'area di rigore, la mette in mezzo per il tentativo di Cristiano Ronaldo che ancora una volta non ci arriva e si dispera, sbatte i pugni e urla diciamo disperandosi, imprecando contro la mala sorte in tutte le lingue del mondo, parafrasando un film, perché anche questa era un traversone molto interessante. Anche qui secondo me ha sbagliato il tempo dello stacco Cristiano Ronaldo che mette in movimento Leao, attenzione lato corto dell'area di rigore, riempiono l'area i giocatori del Portogallo, va via in velocità Leao, riesce a togliergli il pallone solo in prima battuta la Slovenia, perché poi c'è il tentativo da fuori da parte di João Palhinha e la palla che fa letteralmente la barba al palo, la palla fa letteralmente la barba al palo, finisce fuori di pochissimo. Lancio in profondità di João Cancelo che trova il tunnel su Biola, attenzione Cancelo in area di rigore, la sterzata, le finte di Cancelo che poi mette il pallone in mezzo, respinge la difesa della Slovenia e poi si divora, non dico un rigore a porta vuota, ma quasi, il giocatore con la maglia numero 10 Bernardo Silva che sul mancino si trova un cioccolatino che spedisce in curva. 5-6 metri di rincorsa, siamo ai 18 metri, probabilmente 19, dai facciamo, al limite dell'area di rigore, posizione abbastanza centrale, c'è anche Bernardo Silva sul punto di battuta ma parte la rincorsa di Cristiano Ronaldo, la battuta, la parata di Oblak, conclusione potentissima ma centrale con i pugni, Oblak ben piazzato allontana il pallone, disinnesca la minaccia, una fucilata da parte di Cristiano Ronaldo, Oblak che ben conosce le qualità balistiche del portoghese avendogli giocato contro per tanti anni, lui che è il portiere dell'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo che è stato il centravanti del Real Madrid per tanti anni, ha letto bene la situazione con i pugni, è andato a respingere un pallone come detto non angolato ma potentissimo. Bruno Fernandes che cerca lo spazio per il traversone di testa, Bioli in avvitamento allontana nel pallone con un'azione importantissima, prova addirittura a ripartire la Slovenia, lo fa con Sesko, attenzione uno contro Pepe, Sesko supera Pepe, Sesko in area di rigore, Sesko e poi con un piatto inguardabile mette il pallone lontanissimo dalla porta, occasione colossale per la Slovenia, la velocità di Sesko contro l'esperienza di Pepe non è stata sufficiente, l'esperienza di Pepe è riuscito a mettersi solo davanti a Diogo Costa e poi forse è stanco con un piatto inguardabile ha messo il pallone sul fondo. Che occasione, attenzione il Portogallo, la transizione, palla in profondità per Cristiano Ronaldo, Ronaldo in area, Oblak neutralizza la minaccia, Cristiano Ronaldo ha avuto sul piede il pallone dell'1-0, è andato però a colpire anche in questo caso in maniera troppo scolastica, troppo centrale, Oblak senso della posizione l'ha bloccata, che occasione per il Portogallo, attenzione perché il pallone viene rimandato in avanti adesso dalla Slovenia ed è scoperto il Portogallo con Sedar in area di rigore, Pepe, immenso Pepe d'esperienza, sposta con il fisico un corazziere come Zan Selar di quei centimetri che bastano per impedirgli di controllare
il pallone. Monumentale questo intervento di Pepe. E poi arriva il triplice fisico che manda tutti non sotto la doccia, ma manda tutti verso le panchine, perché si andrà ai tempi supplementari. Sbaglia, attenzione, sbaglia il Portogallo. La possibilità per la Slovenia, che va al tiro. Va al tiro con Verbic, la palla deviata e finisce in calcio d'angolo. Ingenuità clamorosa di Cancelo, sì, che prima stoppa male il pallone, poi si fa addirittura fare un tunnel da Verbic, che va al tiro. Giocatore che gioca nel Palatinaikos in Grecia, la palla respinta con la schiena da un difensore e finisce in calcio d'angolo. Attenzione, Diogo Jota, Diogo Jota va via, entra in area di rigore, finisce a terra. Vediamo cosa decide l'arbitro. Si continua ancora a giocare. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Portogallo. Si è preso una manciata di secondi Orsato per decidere, è andato giù Diogo Jota. Calcio di rigore in favore del Portogallo. 14:30 sul cronometro. Cristiano Ronaldo contro Ian Oblak. Nuovamente derby di Madrid, nuovamente derby di Madrid, incredibile. Ma il destino sa disegnare delle traiettorie che neanche il più abile degli sceneggiatori potrebbe mettere in scena. Cristiano Ronaldo contro Oblak, calcio di rigore in favore del Portogallo. Tutto è pronto. La corsa di Cristiano Ronaldo con il destro, il tiro, la parata di Oblak, pallone che poi sbatte sul palo e finisce in calcio d'angolo. Oblak ipnotizza Cristiano Ronaldo, si resta sullo 0-0. Non era neanche battuto male questo calcio di rigore, palla a sinistra a mezza altezza, miracolo di Oblak. È finita intanto la prima frazione, il primo tempo supplementare. I giocatori della Slovenia vanno ad abbracciare tutti quanti Oblak e fanno bene Fulvio Collovati, perché completiamo il ragionamento su Oblak, ha fatto veramente un miracolo. Pensa che opportunità che ha avuto il Portogallo, ma una parata strepitosa, come si è disteso sulla sinistra con tutte e due le braccia, perché l'aveva calciato anche forte, non piano, guarda come l'ha parata. La parata, poi il pallone è andato sul palo, l'ha toccata Oblak e poi l'ha messa sul palo. CR7 si dispera così, guarda, si dispera, piange, lo confortano i propri compagni, ma il destino ha voluto così. Cristiano Ronaldo contro Oblak, è incredibile. Essere Cristiano Ronaldo in questo momento, cosa può passare per la testa di un campione che ne ha viste veramente tante, per non dire tutte, ma si trova uno dei palloni più importanti probabilmente della sua carriera a questo punto della carriera, e piange come un bambino, piange disperato, in lacrime, è un'immagine incredibile, in lacrime, confortato dai suoi compagni di squadra che lo abbracciano. È il volto, è incredibile, è il volto del colore della maglietta, rosso, è disperato, piange come un allievo che entra in campo e si mangia un gol o sbaglia un calcio di rigore. Stiamo parlando di un calciatore che ha avuto tutto, chiaramente parlo dal punto di vista sportivo, ha avuto tutto dalla vita, ha vinto tutto, ha vinto Champions, ha vinto tutto ha vinto. Ha avuto, però vedi, di fronte a un'emozione del genere, un errore e piange del ancora genere, e piange e ancora tu, lo vedo dalla mia postazione, lo vedo dal campo, piange ancora disperato. Lui pensa di aver tradito una nazione, capito? Perché quando vesti la maglia della nazionale è diverso che vestire la maglia di una squadra di club. Qui rappresenti una nazione, un popolo che in questo momento ti stava idolatrando, e tu non hai, l'hai sbagliato. Io sono più propenso a dire che l'ha parato Oblak. Sì, assolutamente, sono d'accordo anch'io, però mettiamoci nei panni di Cristiano Ronaldo. Tra l'altro mi viene in mente anche un'altra cosa, no? Insomma, stiamo parlando di un giocatore che, a differenza di tanti altri big, non ha mai lasciato la nazionale. Lui ha avuto sempre un legame viscerale con la nazionale. Sì. L'europeo che ha vinto il Portogallo, lui l'ha vinto dalla panchina, perché a un certo punto si è fatto male e non ha goduto in campo quella partita. La mamma, è la mamma di Cristiano Ronaldo inquadrata, mi pare. Hanno inquadrato, mi pare, la mamma, non vorrei sbagliare. Ma no, può essere. E intanto ti do un'altra notizia, la do ai nostri amici radioascoltatori. Sta per riprendere il secondo tempo supplementare e, a proposito di favole sportive, fuori Helsinki e dentro Josip Ilicic, maglia numero 26, un giocatore magnifico, meraviglioso, che ci fa un regalo ad andare in campo. Posso dire questo, Fulvio Collovati? Mi prendo la responsabilità di quello che dico. È un regalo a tutti gli amanti del calcio. Sono d'accordo con te, perché so quanto ha sofferto questo ragazzo. Sbaglia Pepe, attenzione, sbaglia Pepe, il pallone è buono per Sesco e c'è il miracolo di Diogo Costa. Cosa si è mangiato Sesco? Errore sesquipedale da parte di Pepe. Sesco si ritrova solo davanti a Diogo Costa, che fa una parata che ricorda, cari amici radioascoltatori, quella di Dibu Martinez ai mondiali contro la Francia dell'Argentina.
possiamo dire una cosa: se è vero che CR7 ha sbagliato un calcio di rigore, ma questo è un calcio di rigore in movimento davanti al portiere, poteva essere la storia per la Slovenia. Triplice fischio è arrivato in questo momento, dunque ci saranno i calci di rigore. E vi dico solo, per creare un po' di pathos a una serata che ne ha avuto poco, che il primo rigore lo batterà la Slovenia e lo batterà Josip Iličić. Signore e signori, Josip Iličić, maglia numero 26, è pronto sul punto di battuta. Toccherà alla Slovenia iniziare. Chissà se Cristiano Ronaldo batterà il rigore, io credo proprio di sì, ma adesso concentriamoci sul mago, su Josip Iličić con il suo mancino. Iličić contro Diogo Costa, il primo rigore per la Slovenia, fischiano i tifosi del Portogallo, la rincorsa, il tiro, la parata di Diogo Costa. Iličić tira il pallone alla sua destra, si butta alla sua sinistra Diogo Costa, che va a mettere il pallone fuori. Rigore anche questo non calciato male, Fulvio Collovati, ma evidentemente doveva andare così. Mi sento di dire che non l'ha assolutamente calciato male, è stato intuitivo, ha intuito l'angolo, ma poi è alto, si è disteso, tutto lungo, per cui non si disperi Iličić, non l'ha calciato male. Ecco, adesso c'è Cristiano Ronaldo. Subito. E adesso tocca proprio a Cristiano Ronaldo, che vuole evidentemente togliersi subito il pensiero, posiziona il pallone con espressione molto determinata, non guarda Oblak, chiude gli occhi, tira un respiro, la rincorsa di Cristiano Ronaldo che si interrompe, il tiro, la rete, Cristiano Ronaldo segna e pensate, va sotto la curva anziché esultare, congiunge le mani, china il capo come dire scusate se prima ho sbagliato. Questo, signore e signori, è Cristiano Ronaldo, che uomo! Non ci stiamo facendo mancare nulla. Cristiano Ronaldo che segna, cambia angolo, ha cambiato angolo, praticamente l'aveva intuito. Qua, anche Oblak l'aveva intuito, però l'ha calciato proprio quasi a fil di palo, per cui assolutamente imparabile per Oblak, che si era disteso bene come era stato nel rigore parato, ma poi dopo chiede scusa al pubblico. Insomma, questo è un atto di umiltà da parte di CR7. E adesso tocca alla Slovenia con Balkovec e ancora Diogo Costa cambia angolo, gira, tira alla sua sinistra, Diogo Costa intuisce e respinge un altro rigore tirato molto bene, mamma mia Diogo Costa. A questo punto alzo le mani di fronte a questo Diogo Costa, portiere del Porto, un ragazzo di 25 anni, attenzione, non è vecchissimo, è giovanissimo, ma si è disteso, parati alla grande. E adesso tocca a Bruno Fernandes, che ha un pallone pesantissimo, perché in caso di 2-0 indirizzerebbe questo ottavo di finale. Bruno Fernandes contro Jan Oblak, con il destro, la rincorsa, il tiro, la rete, immobile Oblak, Bruno Fernandes tira la sua sinistra, imparabile per Oblak, Portogallo 2, Slovenia 0, che freddezza per Bruno Fernandes. Sì, ha calciato, non si è nemmeno tuffato Oblak, guarda, cioè praticamente ha fatto una finta, mi tuffo a sinistra e lui l'ha calciato a destra, però non è caduto, è rimasto in piedi, completamente paralizzato, completamente spiazzato, con molta freddezza come giustamente hai detto tu. E adesso tocca a Verbic, uno dei più freschi, perché è entrato, diciamo, a partita in corso. Verbic contro Diogo Costa, che fino a questo momento li ha parati tutti e due. Con il destro Verbic, la rincorsa da parte del giocatore del Panathinaikos, che si concentra, poi va alla rincorsa, il tiro è ancora incredibile! Le prende tutte Diogo Costa! La parata, Fulvio! Ma compratelo di corsa! Chi va alla ricerca di un portiere deve comprarlo di corsa. Il Porto è una bottega cara, ma questo è un portiere eccezionale, strepitoso. 3 rigori su 3, ma attenzione, non calciati male, dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori. Non sono stati calciati male, guarda come si è disteso. Li ha intuiti tutti e tre e si è allungato con le manone, la parata era grande. Non mi voglio sbilanciare, ma quando sbagli 3 rigori, questo potrebbe essere il rigore decisivo. Eh sì, perché se adesso Bernardo Silva segna, il rigore è decisivo, e se Bernardo Silva segna, il Portogallo va ai quarti di finale. La rincorsa di Bernardo Silva, il tiro, la rete! Il Portogallo va ai quarti, spiazzato Oblak, pallone da una parte, portiere dall'altra, il Portogallo segna 3 rigori, 3 ne sbaglia la Slovenia, eroe di serata, Diogo Costa più che mai, il Portogallo va ai quarti e sabato andrà ad affrontare la Francia. La Slovenia esce più che mai
con l'onore delle armi, ma questi calci di rigore hanno un protagonista che ha un nome e un cognome e si chiama Fulvio Collovati. Diogo Costa. Ma assolutamente se lo merita, tutti gli onori della cronaca. Non ci siamo, come dicevo, fatti mancare nulla. Un rigore di CR7 sbagliato, che è cosa rara, un Oblak fenomenale, il pianto di Cristiano Ronaldo in diretta, l'ingresso di Ilicic e poi tre rigori parati da questo portiere. Compratelo subito, chi si occupa di mercato. Non è che lo devo dire io, ma basta che abbia visto questi tre interventi strepitosi. È un portiere di 25 anni, ha 10 anni di carriera davanti a sé. E allora il Portogallo batte la Slovenia ai tiri di rigore per 3-0 dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Eroe della serata Diogo Costa, che ha neutralizzato tre calci di rigore a Ilicic, a Balkovec e al giocatore con la maglia numero 7 Verbic. Per il Portogallo in gol Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Il Portogallo va ai quarti quando venerdì sfilerà ad Amburgo la Francia, che quest'oggi ha sconfitto il Belgio. Portogallo-Francia, un partitone assolutamente. E la Slovenia esce con l'onore delle armi.